io. Mi sarebbe piaciuto sono... magari le canottierine di seta, queste robine qua. Ci sono. Non ti resta che molto, comprare le molto pasciugine. Molto turistiche, molto... Io l'ho comprata la pasciugine, bravo. C'è un Raffa qui, Sani, con una F sola. Raffa? Raffa. Raffaello. Raffa. Raffa. Ma questi anche soltanto gli asciugamani, che particolari. Questi colori. Wow! No, quando ti senta non le trovi, no? Okay. Questi abiti che abbiamo visto americanizzate, ma le trovi ancora spezie, trovi tanti oggettini, ma oppure ci sono i negozi che vendono le stoffe al metro, quelle sì. Infatti ho letto che ci sono anche i sarti qua, che al momento ti fai vedere, sì, no, un modello, però, magari in un paio di giorni, sì, in un paio di giorni, però dico, basta proprio fargli vedere una foto, te lo fanno. Sì, anche se c'è un altro quartiere che si chiama Satua, sì, che è più specializzato da quelle. Infatti di vicino lo metto. E lì infatti però trovi anche l'abito, magari no, tessuti più belli, sì. Sì. Da me andare dal sarto, io spendo le riparazioni, sì, che investiti, sì, perché sì, poi basta che... sono cari, cioè in Italia tanto, cioè fai, sì, un orlo, sono 10 euro, spendi 15 euro per un pantalone, non ci sono spendi i cinesi, 10. Perché sui cinesi sono ormai si sono adeguati ai prezzi degli italiani, sì. Ormai... fanno tutto, sì, sì, però io la mia sarta che spendo, come però almeno lei me le stira anche di nuovo, o almeno me le ridà decenti. Quando vado ai cinesi me le... mamma mia, devo lavarle e che te le butto adesso qui modo. A sinistra vedrete il di pantaloni 12 euro qui a sinistra, sì. I pantaloni sono questa, sai, questi qua 15 euro, però sono solo le donne che parlano, vai. No, dicevo che qui a sinistra adesso vedrete l'edificio più antico di tutta Dubai, nel Forte Al Fayyidi, quello che il quartiere si chiama così, questo vedete era un forte di protezione del 1787, precedentemente era il museo storico, diciamo, di Dubai, è chiuso già dal Covid, non l'ha ancora aperto, è stato, diciamo, sede della, cioè è stato casa degli sheikh, è stato sede della polizia, insomma ha avuto un po' di utilizzi, è costruito con lo stesso materiale con cui hanno costruito queste case del quartiere antico, che sono sabbia, conchiglie e corallo. Wow. Adesso chiaramente sono state ristrutturate, però se si guarda adesso i muri, guardiamo un attimo velocemente il giro qui, si vedono ancora delle conchiglie proprio del... Sì, le ho viste io qualcuno. E questo è il vostro ristorante Al Khaimah. E tu non vieni con noi, no? Diciamo che non sono stata invitata, nel senso non che sei contemplata. Voi avete pranzo pagato, io non ce l'ho pagato per questo.